Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Italicum, il giorno della fiducia, terremoto in Nepal, rintracciati 5 italiani, il Papa, la disparità tra i sessi è un puro scandalo. Prima prova di forza per Matteo Renzi in aula alla Camera, dove si vota la prima delle 3 fiducie chieste sulla legge elettorale. Non siamo prepotenti e arroganti, stiamo solo facendo il nostro dovere, dice il premier Renzi rivolgendosi alla minoranza Dem scossa dalla situazione. Non voteranno la fiducia Enrico Letta e Pierluigi Bersani. Possono tirare un sospiro di sollievo le famiglie di 5 italiani che risultavano non rintracciabili in Nepal dopo il sisma di sabato scorso. Sono stati infatti tutti contattati. Al momento scende quindi a 5 il numero degli italiani che la Farnesina sta ancora cercando di rintracciare. Continuano intanto senza sosta i soccorsi con la speranza di trovare qualcuno ancora in vita. Un neonato di 4 mesi è stato trovato ancora vivo sotto le macerie. Perché si dà per scontato che le donne debbano guadagnare di meno degli uomini? Lo ha detto Papa Francesco nell'udienza generale di oggi. Il pontefice, di fronte a oltre 20.000 fedeli radunati in piazza San Pietro, ha affermato inoltre che la disparità tra i sessi è un puro scandalo. Il ministro delle finanze greco, Varoufakis, aggredito con un lancio di bottiglie da un gruppo di anarchici che ha fatto irruzione nel ristorante di Atene in cui stava mangiando con la moglie ed un amico. Intanto il Parlamento greco ha votato il ripristino della radio-televisione pubblica ERT, chiusa 2 anni fa nel governo di coalizione, nel quadro delle politiche di austerity. La perturbazione che avvolge il nostro paese sta lentamente lasciando le regioni italiane. Il tempo rimane comunque contraddistinto da una spiccata variabilità, stabile oggi sulle regioni del centro-sud, salvo addensamenti nuvolosi, qualche pioggia possibile su Alpi, Prealpi, Levante Ligure e Nord Toscana. Valentino Rossi è carico al punto giusto e torna in Europa, dove nel weekend a Jerez della Frontera si disputerà il GP di Spagna. Mi sento bene, tornare in Europa è bello, dice il 9 volte campione del mondo a caccia del 10° titolo iridato con 2 vittorie già alle spalle.